VIP show. Ciao da Nando. Allora io non capisco dove sarà mai Nello, io lo aspetto sempre nei posti più impensabili. Oggi sono con 5, 6, 7 belle ragazze, lui non c'è mai, chissà dov'è. Dove sei Nello? A VIP show con il Don 8 volte più buono. Marshall, all round excellence. Quanto è bello, hai visto? Ti ho portato al mare oggi, eh? Io ti ringrazio perché non vedevo l'ora di vederlo. Ma guarda, assolutamente. Io non ho dubbi che tu non avessi altra intenzione che passare un weekend con me e quell'uomo, quell'essere dietro la telecamera, il mitico Caimano. Siamo ancora al Papete, a questo punto iniziamo il nostro VIP watching. E cerchiamo, visto che non siamo qui ad asciugare gli scogli e neanche a pettinare le bambole. Come non puoi intervistare i VIP, giusto? Ma tu? Io, allora Caimano, veramente, tu mi devi spiegare che cosa trovi in questa donna. Boh, Caimano, fai il bravo, eh. Vabbè, iniziamo, ci vediamo. Adesso, dopo. Ci vediamo dopo? No, veramente, io non ho parole, guarda, non ho parole. Andiamo dove Giovanna Rigato. Ciao Giovanna. Ehi, mi fai la passerella prima e ti accompagno. Sentiamo gli applausi, ragazzi, anche laggiù, dai. Ecco, buon pomeriggio Giovanna, te il saluto ufficiale. Ciao Piero, ciao a tutta Milano Marittima. Grazie mille al Papete per ospitarci qui. Oggi il tempo è stupendo e le nostre ragazze vedrai che belle che sono. Intanto dobbiamo presentare il nostro presidente di giuria, un grande sportivo, Stefano Tacconi, ex numero uno della nazionale ed ex... Parla forte che sono vecchio. Conosci Mergi? Già detto che non è vero, già figa. Sì. Sono sincera, vero Nello? Sei sincera. Lasciamo stare. Bene, noi siamo alla cover, alla copertina di questa sesta... Parla forte che sono vecchio. Ancora. Vabbè, comunque dicevo, siamo alla copertina di questa sesta puntata di VIP Show. VIP Show must go on. Tu conosci VIP Show? Sono il proprietario. Sei il proprietario? Proprietario, no? Non lo so, dobbiamo parlare col nostro editore eventualmente. Diciamo che il 50% è anche mio. Sì, anche tu, a livello così sentimentale. Bene, a questo punto deve partire dalla regia una piccola cover, appunto, in cui ci presenteranno l'argomento della settimana. Sei pronto? Qual è? Allora dai un'occhiata. Monica Bellucci, l'attrice italiana più famosa ad Hollywood, si è confessata su Vanity Fair, dichiarando che l'arte della seduzione per lei è acqua passata, perché con l'età cala la voglia di sedurre. Ha però ammesso di aver avuto sempre bisogno di uomini che la facessero sentire in pericolo e di essersi sempre lasciata affascinare solo da uomini adulti, perché il genere ragazzino le ha sempre fatto solo tenerezza. Ma la dichiarazione che più ha colpito noi di VIP Show è che il suo uomo ideale deve essere al limite del trasandato, un po' genere l'uomo è uomo e ha da puzzare. Agli ospiti dello spettacolo dei famosi di oggi, l'arduo commento. Giuria, ragazzi del Grande Fratello, personaggi sportivi, amici, sponsor, buon pomeriggio a tutti. Navighi nel mondo dei VIP da 30 anni? 30, 35, sì. Dovresti vergognare. 35 anni che è VIP? Questo sì che è un vivere. Che stati qui? Di dove? Di origini colombiane. Ah, Colombia. Dopo eventualmente vi faccio...
Stefano, arriviamo al dunque. Monica Bellucci, che tu conosci certamente. Mia paesana. Che è vero, siete umbri tutti e due, no? Penso che ci sia un'evoluzione naturale. Si vede, assolutamente, sei uguale identico. Hai sentito, no? Nella cover. L'uomo ad Apuzzà. Ad Apuzzà. Io sto vivendo i miei 40 anni benissimo e se, quando avevo 20 anni mi avessero detto che questo sarebbe stato il periodo più bello, non ci avrei creduto. Dice che l'uomo, insomma, deve essere un po' trasandato. Siccome lei so che è andata in Francia da tanti anni e il profumo l'hanno inventato i francesi per nascondere il tanfo. Sì. Per nascondere il marcio che c'era nel... Sì, guarda, va bene, ho capito, noi ci vediamo alla prossima occasione. Dobbiamo capire se ci è o ci fa, ma sicuramente ci fa. È vero. Come vedi? Hanno inventato il profumo per nascondere il puzzo dell'uomo. Tu l'insalata oggi l'hai mangiata o l'hai fumata? Vabbè, adesso c'è il... Ma messaggio promozionale. Siamo alla numero 6, Beatrice Fusani, 19 anni, arriva da Maserati, Padova. Eccola qua, Beatrice, è la numero 6. Siamo tornati dal messaggio promozionale in attesa di scoprire quali saranno gli interpreti, gli attori che calpesteranno ancora una volta il nostro palcoscenico virtuale. Sono in ottima compagnia con Michela Morellato e Lucrezia Pagnini. Soci, ma quella fa parlare anche i go-kart. Lei ha vinto che cosa? La fascia Miss Michela Morellato. In che senso? Perché l'elefante porta bene. Occhio malocchio, prezziamo le finocchio. Mi dicono sempre che la proboscide in giù non porta bene, invece porta bene lo stesso. Qualcuno potrebbe associare delle cose... Era più elegante, stava più elegante. Il cerchio. Ah, in quel senso. Charm. Tu sei una stilista, hai un cognome che però non ha nessuna... No. Non ha nessuna relazione con i Morellato, Purtroppo no. No? Fai più o meno lo stesso mestiere. Io faccio anche abiti. Si vede, lei è completamente nuda, o quasi. Magari stasera, la vesto stasera. Ecco, a me questa non è una cosa che dispiace. Però chiediamo una cosa a lei, adesso che hai vinto questa fascia, che succederà? Speriamo di intraprendere un lavoretto in questo mondo della moda, dello spettacolo. Ci vuole un bel pelo, sullo stomaco. A questo punto invece noi cosa abbiamo? La sigla. Michela Penna, 18 anni, di Bellaria Igea Marina. Comunque ci sono tutte belle ragazze. Quella del cuore. Stiamo litigando da ore, poi vi traduco quello che ha detto Nando, è semplicissimo. Ha detto ciao a tutti, è un piacere essere qui, a me piace quella di colore, giusto? Corretto. Allora, sono Colelli Ferdinando, ho 23 anni e vengo da Pomezia. Cosa fai un attimo? Che stai a fare? Mi sono un attimo a specchiare perché io dico, sono un po' di sonno. Poi saluta a mia madre, a mia sorella e a Lino. E io voglio tanto bene, saluta a Pomezia, dai! Io ho capito, un saluto a Pomezia, un saluto a Pomezia anche da parte mia. Sono venuto qui con
con l'agenzia Star Management. Fa un cazzo, come sempre. No, che non fa un cavolo, ma hanno poi per rilassare, perché io sto lavorando, sto a fare dei progetti che fra poco vedete. Bisogna reinventarsi nella vita. Ma non sei quindi tornato a lavorare con lo zio, no? Faccio l'operaio. Sì, ogni tanto quando scendo giù a Roma, quando ci ha dato una mano, vado a dargli una mano, però dato che boh, stanno iniziando, mi stanno chiamando per fare qualche ospitata, andare in giro qualche partita di beneficenza. L'esempio che date è negativo. E allora adesso non sto quasi manco giù a Roma, sto girando per... Bene, stai cercando di trovare la tua strada, no? Sì, sì, adesso sto studiando pure la recitazione. No! Certo! Mando attore! Vabbè, ma tanto tutti fanno così. No, però fra un po'... Non si dice perché prima, sennò pare... Sì. Vedo che ti stai toccando. Sì, sì. Guarda un attimo più. Ci stiamo toccando tutti e due, infatti. Certo, speriamo bene. Andiamo, andiamo a lavorare, non c'è problema. La numero 12, Nicoletta Dana, 23 anni dalla Romania. Questa? Questa, una femminuccia. Il cagnolino lo fai mangiare o...? No, lei la tengo a dieta, perché quello che non posso fare io, sfogo sul cagnolino. Però la domanda della settimana, non so se tu hai letto Vanity Fair, Monica Bellucci ha detto che l'uomo ha da puzzare. Che dire? Dove non c'è gusto, dove c'è gusto non c'è perdenza, no? Ma delle volte, ogni tanto, sì. Io personalmente preferisco l'igiene, preferisco l'uomo che profumi, di freschezza, come si dice a Napoli, quindi... Però magari c'è chi piace, l'uomo che puzza. Fidate, frate! No, cosa ne pensi? No, no, c'ha ragione, perché più puzza l'uomo, io come io, vedi, che puzzo, tappano le ascelle, piace alle donne. Più sei aggressivo, più piace alle donne. Ero fidanzato, però un mese che non sto più con lei. Invece quelli là sistemati non piace. L'uomo deve essere aggressivo e deve avere, la donna la deve saper conquistare. Sì, ho capito, però insomma è un po' strano che una donna come lei dichiari una cosa del genere. Le donne, se non l'ha capito. E perché sei stufato di troppi questi qua mollacchioni? Servono questi qua che buttano. Secondo te, cioè, il pulito è mollacchione? Sì, sì. Deve avere le palle. Deve essere uno bello ignorante che la servite saper prendere, perché fino adesso non ha saputo prendere nessuno. La numero 16, Aminata Poyoube. È giusto? 24 anni nel Senegal. Ma secondo te una donna, insomma, del suo calibro, al di là del fatto che sia un'attrice affermata, insomma è anche uno dei sogni erotici di tutti noi italiani, ha detto una cosa del genere? Che cosa scatena a livello femminile il feromone un po' alto, diciamo? Per quanto possa essere una donna avvenente, famosa e... comunque una donna, è comunque una persona come tutti noi, quindi magari avrà anche lei le sue preferenze, le sue peculiarità. Il suo primo vero bacio è stato quello con Sara, è la verità, sappiate che è vero. A te nell'uomo cosa piace? Diciamo che siamo per la gnagna, diciamo. La gnagna. Vado molto, specialmente in questo momento, reduce da vabbè, varie cose personali alla testa questa. Ah vabbè, sì, vabbè. Da ora in avanti mi innamorerò a livello mentale. Io ti sto vicino ora, domani e sempre, per sempre. Diciamo sei calda da una storia finita male? Sì, più o meno. Che la gente si faccia mezzo chilo di fattacci suoi è sempre un buon comandamento. Nando, tu sei il primo concorrente del Grande Fratello, vuoi entrare o no? Sì, entro. Vieni! Al filo! Ma a te è mai capitato di puzzare in maniera indecorosa e comunque essere riuscito a farti... No, non mi è mai successo una cosa del genere, è sempre stato lavato prima di... Io gli ho dato solo qualche consiglio. Non hai mai trovato una donna che magari invece lei puzzava un po'? Sì, sì, però gli ho detto fermati, sono andata a lavare. Cioè, gli hai detto fermati? È una storia pulita. Ti fermi, la fai lavare, non ti si ammoscia tutto. Si fa la situazione un'altra volta, quando fai la situazione viene tutto bene, capito? Beh, andiamoci a lavare la scella perché tutti e due, sì, secondo me oggi... Il sole mi sembra che mi tocca a lavare la scella, sì. Meno male. Hai il mondo di Quark sotto la cella, sì, tu. Certo, sono i zoo, cose. Tra l'altro lei ha detto
che gli è passata la voglia di sedurre, vabbè, ha un'altra età ovviamente rispetto alla tua, ma soprattutto deve sempre sentirsi in bilico con un uomo, cioè non deve avere mai la sicurezza. Penso che sia una prerogativa di molte donne, ma dell'essere umano in generale, quando si hanno certezze e sicurezze, dopo un po' magari ci si annoia. Andiamo bene! È troppo tutto normale, tutto scontato, e quindi c'è bisogno sempre di quella spia che si accende, di quel pericolo, di quel non sapere che mantenga comunque vivo appunto l'amore, la passione. Non m'angoscia. Quindi l'uomo non ha da puzzà, ma da essere un po' bastardo. L'uomo non ha da puzzà, da essere un uomo che cazzo musa. Che cazzo hai detto? Questo non è una parolaccia, è un termine napoletano che indica la furbizia, la cattiveria, diciamo varie doti dell'essere umano messe insieme, è definito cazzimma. C'è una filosofia di vita. Fabrizio Corona forse impersonifica l'uomo di cui stai parlando. Quello è uno così, è tagliato. Tra un pochettino scatenerò l'inferno di nuovo. Diciamo che possiamo prenderlo come esempio. Sì. Ti potrebbe anche lasciare uno spazio a una persona più giovane. E niente, ciao, un saluto da Nando, ciao. Pensando, detto questo, se mi vuoi baciare, vabbè, insomma, Ale, in bocca al lupo, noi ci vediamo. In bocca al lupo, eh? Per tutto, ci vediamo. Ma che stati? Ma questa cosa gli hai dato da bere? Non lo so, amico. Ale, scusa, è andata fuori di testa, per forza. Cuore, lasciateci soli, buio. Bene, noi ci fermiamo un attimo e andiamo in pubblicità. Ci rivediamo qui dal Papete, o no? O sbaglio? No, non sbagli mai, Nello. Siamo rientrati dalla pubblicità e in attesa di riaprire le gabbie del nostro circo mediatico siamo con Catarina. Catarina, hai vinto anche tu una fascia Miss Papete 2012, cosa ti aspetta? Adesso non lo so, vediamo. Bene, in bocca al lupo, noi iniziamo la seconda parte di VIP Show 2012, sesta puntata. Ok. Siamo appena tornati dalla pubblicità e tu sei appena tornata dall'isola. Che razza di isola che hai fatto, ottima isola. Un'esperienza forse strana per chi non è mai stato in un posto rinchiuso, senza elettricità, senza acqua. Io lo faccio già da 4 anni, quindi la cosa non mi ha scioccato. Mi ha scioccato la convivenza forzata, che per me era la cosa più difficile. La cosa più dura è stata la compagnia e i limiti delle persone, non quelli fisici. Quello che si vedeva da casa, almeno quello che ho visto io, effettivamente tu facevi fatica a rapportarti, magari non con tutti, ma con alcuni di loro. Sono stata delusa da un paio di persone. Prendi le roba nascoste fuori. E dove l'avrei presa? Perché quando proponi di fare un discorso serio, tipo io un giorno ho detto parliamo di Schopenhauer. In che senso? E mi è stato detto Schopenhauer. Andiamo bene. Qui già dici cavolo, con chi ho a che fare? Vuoi dare nome e cognome? No, però erano delle donne con tette grosse, quindi praticamente tutte. Sto parlando di Nina. Ma guarda che parli da sola, Nina. Dai, Andrea, veramente, non c'ho più voglia di discutere. Io ho sempre detto un neurone diviso in 4 tette. Era una coppia di amichette così. Pettegoli alle spalle. Io mi auguro che non facciano niente con me accanto, perché potrei diventare veramente... Però per il resto è la fame che ti fa andare fuori di testa. Perché io, uno dei motivi per cui ho accettato di far l'isola è che ero convinta che la produzione ti passasse da mangiare, ovviamente. Ah, vabbè, sì, va bene. Invece no, proprio niente, ti fanno morire e aspettano che ti ritiri o che esci con i piedi davanti. Vieni qua, porta qua i tuoi amici, ho detto, adesso, il vostro compito è quello. Perché tu avevi bisogno assolutamente di dimagrire. Sì, avevo 49 kg, volevo dimagrire. Alla fine praticamente uno puff, muore. Ma mi dicevi che addirittura adesso nascondi anche il cibo, perché non si sa mai, eh? Più persone mi hanno raccontato che dopo l'edizione scorsa che hanno già fatto avevano dei problemi alimentari per dei mesi. Io dicevo, ah, figurati, io mi saprò gestire tutto, e invece non è vero, cioè più vado avanti più sto accusando e non riesco a dire di no al cibo, non sono più vegetariana, cosa che prima ero.
Adesso a colazione mi sono fatta mezzo chilo di salame insieme alla Nutella e cetrioli sottaci. Salame e Nutella veramente è la mia passione. Tutto insieme, marmellata col formaggio, di tutto. La storia è molto affascinante. Mi metto i cibi in tasca, me li tengo per dopo, convinta che il giorno dopo non ci sarà più, come succedeva là. Passerà, dai, cosa dici? No, perché ti giuro, c'ho dei mal di pancia dei giorni che... Beh, interessante. Attenzione, reggiti in piedi e... Sei in piedi, sì, eh? Sono in piedi. No, perché appunto io mi chiedevo... Non è un problema se fossi in ginocchio e tu vuoi mi arrivassi lì. In console suona, disse Patrick DJ! La notizia di questa settimana è che Monica Bellucci ha dichiarato che l'uomo da puzzare. Il problema è che rischia di bruciarsi così. Che dire? Io puzzavo di cloro, nuotavo tutto il giorno, però magari puzzare di altri odori anche no. Secondo te come mai una donna del suo calibro arriva a dire questo? Forse perché si sta avvicinando agli Anta? Magari, non lo so, si vede che si doveva inventare qualcosa per far parlare un po' di lei. È stata quella forse la carta vincente. Sembra strano una come la Bellucci che piaccia un uomo che puzzi di chissà che cosa poi. Non lo so. Come una capra! Però la corda non c'era, non c'era la corda. Non c'era l'anno scorso la corda. Guarda che vado contro lo Stato. Ma non sarà una giustificazione per il suo marito che la gente si è troppo accorta che puzza? Allora lei ha detto no, l'uomo deve puzzare, così sembra che lui lo faccia per lei. Però vero è che l'uomo deve sapere un po' di sudore, ma sudore fresco, di tabacco e di cuoio. Fidate, frate! Dite di qua della corda, venite, mi darebbe fastidio che io riscontrassi questo in una donna. Ma tu l'hai mai riscontrata? Ma come ti capitano le persone simpatiche, le ragazze antipatiche, ti capitano anche persone che hanno dei buoni odori e altre persone che non hanno dei buoni odori. È la cosiddetta anche chimica che si instaura con una persona. Anche perché altrimenti impazzisce. L'odore della pelle per me in una donna è fondamentale. Guardi qua, ci penso io a buttare fuori. Ci penso io a butto fuori. Tra l'altro tu di sudore all'isola ne hai sentito, no? Sai cosa, la cosa strana è che lì non avendo odori, sapori né niente, tu a un certo punto non senti più nulla. Però quando arrivavano i nuovi concorrenti con la magliettina che sapeva di detersivo, noi andavamo giù di testa, ormoni, cose. E una volta che esci da là ti rendi conto che la gente ti dice che puzzi, ma tu non lo senti. Però pare che puzzavamo da morire. È inutile negarlo. No, assolutamente, anzi sai, che prodotto usi? Buono. No, sapone. Sapone? Buono comunque. Non lo so, lo dici tu. Venghino, venghino, signori, venghino! Ultimissima cosa, ma se ti capitasse, mi sembra di aver capito che insomma l'uomo che puzza proprio non ti aggrada, ma se ti capitasse o se ti è mai capitato, come ti sei comportato, come potresti comportarti? Ti dico solo che una volta non sono andata a letto con un uomo perché avevo un brufolo sulla schiena non scoppiato. Pensa se puzza cosa faccio? Boh! Come ti sei ritirato, scusa? Mi sono ritirato dicendo che non mi sentivo bene, avevo mal di pancia e avevo altre cose da fare. Una volta nella vita possiamo dire anche noi di avere il mal di testa, no? Esatto, bravo, bravo. Quindi l'hai risolta così? L'ho risolta in maniera molto semplice, alla fine cosa puoi, cioè, o glielo dici o trovi a fare una scusa. Anche tu con gli occhiali, con il subbuteo tatuato nella maglia, vieni. Perry! Infatti per quello io sull'isola non ho... sbagliato. C'era un qualcuno che poteva eventualmente stimolare il tuo senso sì, no, il tuo senso così erotico? Ho legato di più con Manuel, che è una persona molto concreta. Enzo Paolo no, Manuel Casella no, il divino forse, il mago Telma. Avanti che se posso, venghino signore, venghino. E alla fine era il più intelligente, più virile, però poi più virile? Sì, secondo me sì. Chi altro c'era? Cioè, Givà? Non lo so. Sta più di un cotton fioc. Che duro! Ma è tremendo! Nello, chi è questa qui? Non c'ero mica io a fare le interviste. O lei o me, deciditi, eh. Io se no non vengo più, eh. Sai chi sceglie Nello per come lo conosco io? Siccome tu te lo stai lavorando, sceglierà te. E sai cosa faccio io? Chiudo qui e il giorno voglio più sapere. Ragazzi, vi aspettiamo al di qua della corda.
Anche perché lì, come ho sempre detto io, l'unica volta che ho sognato una cosa erotica era un sogno con Manuel Casella, anche se mi piaceva, e c'era sto 69 nel sogno. Io nel sogno gli ho tolto i pantaloni e lui, a posto dell'aggeggio, aveva un panino imbottito. Una cosa terribile. Tutti e due pensi arrivano verso ricette e cibi, non c'è più spazio. Buon appetito. Grazie. Buon educato. Tu hai smesso con il nuoto giocato, stavo dicendo, con il nuoto praticato, adesso che stai a fare? Dopo l'isola in realtà ho iniziato un progetto totalmente nuovo. La gnocca! Che mi riguarda personalmente come DJ e produttore. Volevo già farlo prima, però non potevo farlo perché nuotando ad alto livello non riuscivo a fare nulla. E dopo 3 anni sono uscito in questi ultimi 3 mesi, suono tutti i giovedì allo Shocking a Milano. Ma che me ne frega? Ma ti stai applicando anche con la gnocca o l'hai abbandonata? Che domanda. Io voglio la verità, dopo che mi sono lasciato di cazzate ne ho fatte, come si suol dire, no? Adesso sono single. È tornato ad essere un bravo ragazzo, di piscina, eh? Guardami negli occhi. Credo di essere sempre stato un bravo ragazzo. Ditelo questo. Chi è che si sposa? Non è facile, sai, trovare una ragazza giusta in questo momento. Non lo so. Se è difficile per te, pensa per me, che nonostante la mia età sono single. Guarda che volessi dire la bellezza, no, guarda che a volte la bellezza è anche un'arma a doppio taglio. Bisogna reinventarsi nella vita. Basta, perché ho il torcicollo ormai, vista, mi sembra veramente... Facili il cappellino, facili una cosa, no? È vero. No, questo è vero, non è anacquato questo, te lo giuro. E poi c'è un'altra bomba che non ho ancora ufficializzato, perché dobbiamo ancora chiudere l'accordo con un locale estivo al sabato sera. In queste zone per caso? No, dico nulla. Oh, non dici niente. Viva la noce. Bene, in bocca al lupo e magari ci vediamo nel locale di cui ci volevi parlare ma non ci hai parlato. Quello là. Ne sentirai parlare. Caimano, sembra un destino, ogni volta che veniamo al Papete non c'è mai l'operatore, quindi ci dobbiamo arrangiare con questo, cos'è? Come potremmo, Pantufolo. Allora, tu mi devi spiegare il motivo per cui Margi è venuta con noi oggi. E questa è la domanda. Ma in realtà lei è un po' come il problema di Archimede, hai capito? Archimede? No, Archimede, sì, un corpo immerso nel liquido riceve una spinta positiva dal basso verso l'alto. No, perché tu sei matto proprio. No, non l'ho capito, però magari... Il teorema di Archimede, in realtà l'equilatero, base per altezza diviso 2... Lei doveva essere l'area, che non c'è, e non c'era, doveva esserci. Voglio vedere le mani all'azzurro del cielo. È tutto qui dal Papete, abbiamo cercato di raccontarvi lo spettacolo dei famosi. Ma da dove sono usciti? Ma chi ha chiamati questi? Non so se ci siamo riusciti, ma insomma, Caimano, noi ce l'abbiamo messa tutta, no? Ma l'hai lasciato senza parole. No, ma aspetta un attimo, ma lo disse chi il cuor contento non ha. Dopo questa andiamo a salutare i ragazzi. Signori miei, noi ci vediamo alla 7ª puntata di VIP Show Must Go On. Mi raccomando, non fate come lei che è troppo brava. Non fate mai le brave. Buona settimana a tutti.